La comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Eminenza Reverendissima, grazie per aver accettato di presiedere la celebrazione eucaristica e la recita della supplica in questo giorno solennissimo. Vostra Eminenza, in quanto Presidente della Conferenza Episcopale Campana, ci rende presente tutti i fedeli della nostra regione, legatissimi alla Madonna di Pompei. Lei stesso, come tutti ben sappiamo, è molto devoto alla Madre di Dio. È proverbiale il suo saluto, ripreso anche da Papa Francesco: a Maronna va compagno. Lo stesso cuore tutto mariano ha voluto farsi presente alla nostra celebrazione con questo saluto rivolto l'altro ieri durante l'udienza generale del mercoledì. Dopodomani, venerdì 8 maggio, al santuario di Pompei si eleverà l'intensa preghiera della supplica alla Madonna del Rosario. Esorto tutti i fedeli ad unirsi spiritualmente a questo popolare atto di fede e di devozione, affinché per intercessione della Vergine Santa legame con gli innumerevoli devoti della Vergine di Pompei presenti in Italia e nel mondo non si è mai stato nutrito dalla corrispondenza, dalle celebrazioni in streaming
e da quelle trasmesse in TV, come stamattina, grazie a Canale 21, che da circa 30 anni è accanto al Santuario di Pompei, e a TV 2000, l'emittente della Conferenza Episcopale Italiana. La preghiera, che da sempre nutre il rapporto con Dio, in questi giorni difficili è diventata conforto ed espressione della nostra speranza, perché l'emergenza si concluda presto e si ponga fine alle sofferenze di chi è stato colpito. Al termine di questa celebrazione, lei stesso, Eminenza, ci guiderà nella recita della supplica, la famosa preghiera composta dal fondatore di Pompei, il beato Bartolo Longo, nel 1883. È un testo di grande attualità, soprattutto in questo periodo di emergenza, perché racchiude tutti i dolori e le speranze della famiglia umana. Grazie di cuore, Eminenza, per la sua presenza. E ora, fratelli e sorelle, restiamo uniti in comunione con Cristo, con la Chiesa, per celebrare degnamente questi santi misteri. È Cristo che ci unisce nel suo corpo e nel suo sangue, è il cuore di Maria che ci conduce a Cristo perché possiamo vivere con intensità questo momento così significativo per la nostra Chiesa, per la Chiesa della Campania, perché la novena che facciamo, questa giornata dedicata appunto alla Madonna, al Rosario di Pompei, continui a essere l'occasione per avere tutti quei doni che il Signore ci dà attraverso l'intercessione della Madonna, per rendere degna, più degna, la nostra partecipazione a questi divini misteri. Con umiltà riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, vi supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Guarda, Dio onnipotente, la Chiesa Madre che dal puro grembo del fonte battesimale rigenera come creature celesti coloro che per condizione nativa sono terrestri e mortali. Fa che mediante il Vangelo e i sacramenti ci guidi alla piena somiglianza con il Cristo suo fondatore, nato dalla Vergine, primogenito tra molti fratelli e salvatore del mondo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro, levatosi in piedi con gli altri 11, parlò a voce alta così: sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udir questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse: pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole li scongiurava e li esortava. Allora, quelli che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno si unirono a loro circa 3.000 persone. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Parola di Dio. Guardate a lui e sarete raggianti. Mi
l'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Guastate, vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida ha più la vita eterna che dimora in Lui. In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che Egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù gridò a gran voce: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole ha chi lo condanna. La parola che ho annunziato lo condannerà nell'ultimo giorno.
perché io non ho parlato da me, ma il Padre che mi ha mandato. Egli stesso mi ha ordinato che cosa devo dire e annunziare. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico come il Padre le ha dette a me. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, saluto e abbraccio tutti voi che siete collegati con questa basilica attraverso le emittenti televisive TV 2000 e Canale 21. Per partecipare spiritualmente alla supplica che annualmente si svolge nel mese di maggio in onore della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Lasciatemi esprimere prima di tutto la mia grande emozione e il grazie per trovarmi qui oggi all'altare della Beata Vergine del Rosario per celebrare l'Eucaristia e guidare al termine la preghiera della supplica composta dal Beato Bartolo Longo. Un grazie tutto particolare e speciale al caro fratello, arcivescovo prelato, Monsignor Tommaso Caputo, che ha voluto invitarmi in questa speciale circostanza. Pompei. Pompei è la casa di Maria. Questa casa oggi, per le note ragioni, è vuota di folla, ma piena, direi strapiena, invasa in ogni angolo del calore di una fede forgiata come non mai da una sofferenza imprevedibile e sconosciuta. Siamo sotto il manto di Maria, nel quale oggi deponiamo tutti insieme le nostre paure e le nostre speranze. La casa di Maria è la casa di Cristo, perché in questa casa, nella casa di Maria, si parla di Cristo. E la parola di Dio qui, in questo santuario, si fa preghiera, così come la fede, che qui ha un linguaggio particolare, il linguaggio della carità, delle opere di carità, così come ha insegnato il Beato Bartolo Longo, un laico che non ebbe paura di sfidare le epidemie del suo tempo. E noi oggi, con gli occhi e il cuore di Maria, anche qui a Pompei, proprio grazie allo zelo del suo fondatore,
Anche qui vogliamo continuare la sua opera e non rimanere con le braccia conserte di fronte a queste povertà che ci attraversano. Sì, è vero. Oggi dobbiamo affrontare un'altra sfida, una sfida che è più difficile, più amara. Questa epidemia, anzi la pandemia, non è una parola, una metafora, è un nemico reale, un nemico spietato che ha colpito i più indifesi, seminando lutti in tutto il mondo e falcidiando in particolare tutta la generazione, tanta parte della generazione degli anziani. Ha mietuto anche tra gli stessi medici e operatori sanitari che in prima linea hanno sacrificato con vero eroismo la loro vita, prendendosi cura dei contagiati. Ma come non ricordare anche i nostri tanti sacerdoti che si sono mostrati essere dei veri autentici testimoni di una Chiesa che supera anche le distanze fisiche e tecniche e realizza quella relazione di vicinanza che è segno e capacità di amare l'altro. In questo tempo, cari amici, tutti abbiamo bisogno di rinnovare più a fondo, ritrovarci noi, ognuno. Ci siamo scoperti fragili e abbiamo visto cadere dalle nostre mani quelle armi fasulle delle nostre illusioni, quelle armi che sono affilate solo dall'orgoglio e dalla superbia. Di fronte a questa nuova e più impegnativa sfida, abbiamo bisogno di armarci di armi vere, di armi giuste, perché se è vero che il nemico è invisibile, ciò che ci aspetta è una battaglia a viso aperto, senza tatticismi, senza infrangimenti, invincimenti. Certo, il coronavirus tende a distruggere la vita, ma poi sta avendo come conseguenza, può avere come conseguenza, uno sconvolgimento sociale che può portare al caos più totale. E a noi resta, come cristiani, come cittadini, la sfida in questa realtà epocale. Ed ecco allora che ci siamo incamminati e siamo venuti in questo santuario che è il porto sicuro, che è la casa di Maria, sapendo che qui, in questo santuario, noi possiamo trovare tutto ciò che serve per vincere la battaglia. Perché? Perché qui tutto è costruito e a portata di cuore. Questa casa, la casa di Maria, è anche scuola di preghiera. E il rosario è come la cattedra che ci aiuta ad aprirci a Dio. Catena dolce
che ci rannoda Dio, così come recitiamo nella preghiera mariana, nella supplica che tra poco reciteremo. Ma il rosario, questa preghiera, ci incarna anche nella realtà di oggi, perché è una voce, il rosario, tenera, accorata, che esprime dolore e speranza, ma anche angoscia e attese. Il rosario è la preghiera ordinaria dei tempi difficili, come quelli che stiamo vivendo, perché il rosario ci fa famiglia, ci rende tutti più umani. La famiglia che noi qui nella nostra terra, nella nostra regione, nel nostro sud, ancora veneriamo, questa famiglia che è stata il fulcro della pietà del popolo, deve essere, proprio come ci insegna Pompei, il faro che ci illumina in questa nostra epoca. Ma noi siamo qui oggi, cari amici, nel luogo e nel posto giusto, perché vogliamo rinnovare il nostro impegno e quello di tutta la Chiesa della Campania per una solidarietà senza riserve e senza risparmio, a piene mani e vorrei dire a pieno cuore, perché questo è il tempo in cui la Chiesa è chiamata a testimoniare Cristo. Cari fedeli tutti, questo giorno solenne della supplica di maggio non possiamo che chiedere alla Vergine del Rosario di illuminarci lungo questo difficile cammino, affidando al suo cuore di madre le nostre famiglie, i nostri giovani, i nostri malati e il nostro lavoro. Dio vi benedica tutti, ovunque vi troviate, e a Maron vi accompagni. Amen. E ora recitiamo insieme il nostro atto di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo.
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, resi figli nel Figlio dall'acqua e dallo Spirito, in comunione con Maria, Madre del Risorto, preghiamo Dio nostro Padre. Preghiamo insieme e diciamo: guarda e soccorri il tuo popolo, Signore. Guarda e soccorri il tuo popolo, Signore. Per la Chiesa universale, perché sull'esempio di Maria, fedele alla sua vocazione di Vergine e Madre, nell'integrità della fede e nella fecondità dello Spirito, generi sempre nuovi figli alla vita nuova, preghiamo. Guarda e soccorri il tuo popolo, Signore. Per tutti i popoli, perché accogliendo la mediazione della Chiesa, madre e maestra, possano giungere alla conoscenza di Cristo Gesù, unico Salvatore, ed entrare in possesso dell'eredità promessa, preghiamo. Guarda e soccorri il tuo popolo, Signore. Per l'umanità intera, afflitta dalla grave pandemia, perché la misericordia di Dio estingua il contagio, risani i malati, dia coraggio e sapienza ai medici, agli infermieri e ai volontari, accolga nella pace i defunti e consoli con la grazia della fede i familiari. Preghiamo. Guarda e soccorri il tuo popolo, Signore. Per i piccoli e i più bisognosi della nostra società, perché sia dato a ciascuno il sostegno e il calore del servizio gratuito, ad imitazione della Vergine Maria, che tutta si è consacrata alla carità concreta e vera, preghiamo. Guarda e soccorri il tuo popolo, Signore. Per noi qui riuniti in comunione con il Cardinale Crescenzio, il nostro Vescovo Tommaso e tutti i ministri del Vangelo, e per quanti sono uniti a noi spiritualmente, perché l'intercessione della Vergine Maria, fonte di luce e di vita, ci rinsaldi nell'unità e nella preghiera, per annunciare con una vita coerente il Cristo morto e risorto, preghiamo. Guarda e soccorri il tuo popolo, Signore. O Dio nostro Padre, riconosci nelle nostre invocazioni la voce del tuo amatissimo Figlio che sale a te dal cuore della Chiesa, nella potenza e nella gioia dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Amen.
trasmettendo in diretta dal santuario di Mariano di Pompei la Santa Messa e a seguire il mezzogiorno la sera. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ricevi, Padre Santo, l'offerta che la Vergine Chiesa, sull'esempio della Madre del Signore, presenta all'altare. Fa che i suoi figli, radunati da ogni popolo e nazione, formino un solo corpo ed un solo spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per un dono mirabile del tuo amore, tu hai voluto che nei segni sacramentali si rinnovassero misticamente gli eventi della storia della salvezza vissuti dalla Vergine Maria. Così la Chiesa, Vergine feconda, partorisce nelle acque del battesimo i figli che ha concepito dalla fede e dallo Spirito, li consacra con il prezioso unguento del Crisma, perché lo Spirito che avvolge la Vergine discenda su di loro con l'abbondanza dei suoi doni. E quotidianamente imbandisce la mensa eucaristica per nutrirli con il pane del cielo che Maria ha dato alla luce per la vita del mondo, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli, nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e beveteli tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo Crescenzio, me indegno tuo servo, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Rocco, il Beato Bartolo Longo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù il Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre, con l'opera dello Spirito Santo, morendo e dato la vita al mondo, santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberaci da ogni colpa e da ogni male, fa che siamo sempre fedeli alla tua legge e non siamo mai separati da te. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Preghiamo. Padre buono, che ci hai nutriti con il corpo e sangue di Cristo, donaci il tuo Spirito perché guidi ogni nostra azione e irradi sul cammino della Chiesa la luce di santità che rifulse in tutta la vita della Vergine Maria. Per Cristo nostro Signore.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O augusta Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o Regina gloriosa del Rosario, noi devoti figli tuoi, raccolti nel tuo Tempio di Pompei, in questo giorno solenne, e fondiamo gli affetti del nostro cuore e che confidenza di figli ti esprimiamo le nostre miserie. Dal trono di clemenza, dove siedi Regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, o Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci costringono. O Madre, implora per noi misericordia del tuo Figlio divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo cuore. Mostrati a tutti quale sei, Regina di pace e di perdono. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. È vero che noi per primi, benché tuoi figli, con i peccati torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù e trafiggiamo nuovamente il tuo cuore. Lo confessiamo, siamo meritevoli dei più aspri castighi, ma tu ricordati che sul Golgota raccogliesti col sangue divino il testamento del Redentore moribondo che ti dichiarava madre nostra, madre dei peccatori. Tu dunque, come madre nostra, sei la nostra avvocata, la nostra speranza. E noi gementi stendiamo a te le mani supplichevoli, gridando misericordia. O madre buona, abbi pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri nemici e di tanti che si dicono cristiani eppur offendono il cuore amabile del tuo figliolo. Pietà oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Degnati benevolmente, o Maria, di esaudirci. Gesù ha riposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie. Tu siedi, coronata Regina, alla destra del tuo Figlio
splendente di gloria immortale su tutti i cori degli angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i cieli, e a te la terra e le creature tutte sono soggette. Tu sei l'Onnipotente per grazia, tu dunque puoi aiutarci. Se tu non volessi aiutarci, perché figli ingrati e immeritevoli della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. Il tuo cuore di madre non permetterà di vedere noi, tuoi figli, perduti. Il bambino che vediamo sulle tue ginocchia e la mistica corona che miriamo nella tua mano ci ispirano fiducia che saremo esauditi, e noi confidiamo pienamente in te, ci abbandoniamo come deboli figli tra le braccia della più tenera tra le madri, e oggi stesso da te aspettiamo le sospirate grazie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Un'ultima grazia noi ora ti chiediamo, Regina, che non puoi negarci in questo giorno solennissimo. Concedi a tutti noi l'amore tuo costante e in modo speciale la materna benedizione. Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. Benedici, o Maria, in questo momento il Sommo Pontefice. Agli antichi splendori della tua corona, ai trionfi del tuo rosario, onde sei chiamata Regina delle Vittorie, aggiungi ancor questo, Madre. Concedi il trionfo alla religione e la pace alla umana società. Benedici i nostri vescovi, i sacerdoti e particolarmente tutti coloro che zelano l'onore del tuo santuario. Benedici infine tutti gli associati al tuo Tempio di Pompei e quanti coltivano e promuovono la devozione al Santo Rosario. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne, e l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo soave, o Regina del Rosario di Pompei, o Madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti. Sii ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsovunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. Mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.